Rieccoci amici appassionati di padel, siamo nuovamente dal Montefalcone Tennis Padel Village di Trani, da dove vi stiamo trasmettendo gli ottavi di finale della seconda tappa del 2023 dello Slam by Mini. Ricordiamo il montepremi di questo torneo, 15.000 euro. Ci sono tutti i migliori giocatori in classifica italiana. Il primo ottavo di finale, le teste di serie numero 1, Cattaneo e Di Giovanni, hanno portato a termine il loro compito, salendo in quarti di finale. Adesso avremo il piacere di fare la telecronaca, di commentare un guru del nostro sport, Marcello Capitani. Ma il tabellone dice che le teste di serie numero 4, quindi almeno sulla carta favorite per questa secondo ottavo di finale, sono Nicolas Brusa e Fabrizio Cattaneo, che non è parente al Cattaneo precedente, ma sempre di un Cattaneo si tratta. E questo giocatore di destra, che affossa in questo momento l'uscita da parete direttamente a vetro. Fabrizio Cattaneo, appunto, vado a fare le presentazioni. Scusate, ma finisco le presentazioni. Cattaneo Brusa, ve li ho presentati. Questo ragazzo, giocatore di destra, longilineo, e Flavio Abate, un giovanissimo astro nascente, forse del padre italiano, siciliano, molto, molto, proprio prospetto molto, molto interessante. Tant'è che lo ha preso sotto la sua ala protettiva Marcellito Capitani. Accanto a me volevo presentarvi un nuovo ospite, il secondo della giornata, tanto 30 pari. Si tratta di Giuseppe Fornelli, direttore sportivo del Montefalcone Tennis e Padel Village. Buonasera. Benvenuto Giuseppe, ben trovato. Grazie. Io ho avuto il piacere di vederti giocare. Al Kendro qualche tempo fa. Esatto. Come spesso capita per chi lavora nel nostro mondo, poi insomma ci si appassiona e si gioca. Certo. Tu sei stato anche un tennista? No, non sono stato un tennista, ho iniziato con il padel, okay. Quindi non vengo dal mondo della racchetta. Ok. Quindi dopo questo brevissimo excursus sulla tua persona, mi piacerebbe ovviamente parlare della vostra struttura. Innanzitutto mi piacerebbe ascoltare l'orgoglio di ospitare una tappa dello Slam. Sicuramente siamo molto contenti dell'assegnazione di questa seconda tappa dello Slam by Mini. È un piacere ospitarla in questo circolo nato un anno e mezzo fa più o meno, quindi chiaramente ci siamo impegnati moltissimo per poter essere pronti ad ospitare un evento del genere in tutti i sensi, quindi dal punto di vista dell'organizzazione del personale fino ad arrivare all'organizzazione della struttura. Infatti, come potranno vedere i nostri telespettatori, abbiamo montato sul campo 2 la tribuna pronta ad ospitare la gente che verrà a vedere sin da stasera, ma anche domani e dopodomani, le semifinali e la finale. Io devo dirti sinceramente, non conoscevo il vostro circolo, c'ero passato una mattina quando eravate ancora in costruzione, fra l'altro. Ah, ok. E,
c'è da togliersi il cappello, perché complimenti, certo, la struttura è meravigliosa, mi sembra che siete in tanti a lavorarci dentro. Sì. È tutto impeccabile, c'è una guest house per i giocatori. Sicuramente vanno ringraziati i due proprietari del circolo, Enzo Todisco e Mimmo Scoccimarro, che ci hanno messo del loro fin dall'inizio per arrivare a questo livello. E hanno anche buon gusto, ti dico. A parte, ci hanno messo i soldi, ma ci hanno messo anche il gusto. Ringraziamo anche lo staff del Kendro che ci ha chiaramente aiutato in quanto partner del Montefalcone Village. Sì, sì, so che c'è una strettissima amicizia tra i due circoli. Francesco è l'altro direttore. Sì, abbiamo i due direttori sportivi, uno di fianco all'altro. Quindi ringrazio anche prima persona Francesco e tutto lo staff del Kendro che ci ha sempre aiutato quando abbiamo avuto bisogno del loro aiuto. Senti, quindi logisticamente... Vai, Francesco. Sì. Giuseppe è uno che si sa districare alla grande in tutte le situazioni. Quindi, vabbè, finiamola, diciamo, ditevi una cattiveria per uno. Dai. Troppi complimenti. Comunque abbiamo il piacere ora di commentare questa bellissima partita anche con Francesco. Giuseppe, ricordo bene, montepremi 15.000 euro? Sì, montepremi 15.000 euro, ripartito tra maschile e femminile. 8.500 per il maschile, 6.500 intanto portresti in scioltezza, scusami, Nicolas Brusa. E tornando al montepremi, chiaramente qui la parte importante è anche, diciamo, la parte dei punti che si riescono a guadagnare con questo slam by mini, seconda tappa, in quanto alla fine delle 6 tappe ci sarà il master finale. Sì, esatto. Avremo montepremi di 30.000 euro. Sì, quest'anno di 30.000. Ragazzi, intanto c'è stato break e contro break, quindi siamo 1-1, serviranno capitani abate. Mentre parlavamo qui, sì, io poi hanno tirato con fatica, sì, hanno tirato diverse qualche belle missile. Botte, qualche bella lavatrice dall'altra parte. Partita molto complicata. Abate Mancino, io lo sto scoprendo oggi, nel senso che non l'avevo mai visto giocare, avevo solo sentito parlare molto bene di lui. E Francesco, uno dei due o tre profili più giovani, più interessanti del panorama italiano. Sì, tu che sì, sei sì, forse il più esperto di giocatori di tutti e tre, insomma, sia mio che di Giuseppe. E si è messo accanto la persona giusta per crescere. Se l'ha preso sotto la sua ala protettiva Marcelo. Vuol dire che vale, sì, ragazzo. Sì. Fisicamente non credo gli manchi nulla, così a occhio. è un mancino alla... Yanguas è un mancino. No, Yanguas, no, alla Ruiz. Alla Ruiz. Prende fiato intanto Fabrizio Cattaneo. La tira. Le scelte sono queste di prenderla al volo di prima, lo dicevamo prima, perché non c'è l'out. Non ci sono riuscito. Non c'è l'out. Almeno fino alla fine degli ottavi. Da domani mattina da domani con i quarti ci sarà l'out, quindi avremo ancora più spettacolo. Sì, da domani ci sono gli out, quindi cambieranno le scelte dei giocatori probabilmente. Tanto posso dirvi di avere qualcosa in comune con Cattaneo. Il fatto che gioco a destra è la racchetta, per cui beh, già qualcosa, dai. Caspita, ognuno fa con quel che si può. Si parte, cioè, da sì, qua, poi. 30 pari. Tanto, come anticipato durante la partita precedente, gli spalti si stanno riempiendo man mano che si va avanti nel pomeriggio, man mano che le partite diventano interessanti. La tira Marcelo, la tira per tre e la palla non torna, non resta dentro. 40-30, palla per mantenere il servizio. Capitani al servizio, risponderà Nicolas Brusa. Esagera qui Abate. L'ha presa con la punta. E poi chiede scusa a Marcelo, ma in questo gioco, in questo sport, la pallata addosso non è ritenuta una scorrettezza. No, fa parte del gioco.
Per cui insomma lo porta a casa con merito Marcelo. È il primo game tenuto al servizio sostanzialmente, sì, dopo di due questi break. Primi tre, sì. Si stanno riscaldando, l'impressione che non siano ancora entrati nella fase calda del match. Beh, secondo me Marcelo entra caldo dal primo game, magari gli altri, lui ha l'esperienza giusta, gli altri per, lo seguono a ruota. Sì. Francesco, tu hai il compito, perché siamo in una posizione meravigliosa per ascoltare quello che Marcelo dirà per tutta la partita a Flavio, per cui tu fai finta di niente, sposta di due metri da, sei la nostra diletta, sei il bordocampista, sei la nostra diletta. Fai vedere il pancino, fai vedere il pancino se sei incinta anche tu. Sì. Mi faccio trovare direttamente in panchina. Ma sì. Vai a fare coaching. Intanto ha cambiato, non vorrei fare pubblicità, ma ha cambiato sponsor tecnico Marcelito. Sì. Sta girandola di colori sulla racchetta. 2-1 al servizio Nicolas Brusa. Risponderà Flavio Abate. Che bella, l'apre col polso all'ultimo momento. Fabrizio sorprende Marcelo, poco pronto. Corta, non gli fa male, è stato poco incisivo con sta palla Fabrizio. Qui ancora una bellissima vibora in angolo di Nicolas Brusa, 30-0, non riesce ad alzare la Capitani, non invecchia mai Capitani, passano gli anni, ma no. Risposta lungo linea. Mi spiegate la scelta di Flavio di giocare con quel braccialettino sopra il gomito, voi che siete più giovani di me, quantomeno nello spirito. Scaramantico, cioè, tu anche Scaramantico, un portafortuna. Magari a fine partita facciamo la domanda. No? Sicuramente non ha una motivazione tecnica, ecco. Quello te lo posso garantire. Ok, ci sono arrivato anch'io. Lo so. Ci ero arrivato anch'io, volevo solo conferma che non mi mancasse qualcosa nelle novità del ti mondo del padel. Ti volevo confermare che non ti manca nulla. Adesso facciamo una bella domanda a tutti e due i direttori sportivi dei due centri amici. Aia. Che una sola parola la mia domanda. Pickleball. Lascio la parola a Francesco. Tanto Abate tira un per tre in scioltezza da così. Shue. Ho avuto occasione di provarlo per la prima volta. Durante l'Expo Levante. L'Expo Levante. E secondo me per dare un giudizio dovrei provarlo un altro paio di volte, però è comunque un gioco divertente, sicuramente un gioco che potrebbe però aveva fatto una bella giocata di spalle, di polso, sì, in scioltezza. Sì. peccato. Quindi sicuramente prenderà piede nei prossimi anni, non so, io ho solo questo dubbio sulla tenuta dello gioco, lungo periodo. Cioè tu dici successo ne avrà, bisogna capire quanto dura. Successo del padel, secondo me, è la tenuta, non so dove sia andata la palla, però vabbè, sta nel fatto che le dinamiche sono infinite. Gli scambi sono sempre diversi dall'altro, lì è un po' più ripetitivo il gioco. Bravo Bruce, attento, sì, sfortunato. Anch'io ho avuto il piacere di provare il pickleball alla fiera. Non è un brutto gioco, molto divertente, soprattutto se giocato in coppia. Sul singolo forse un po' noioso, però in coppia molto divertente, scambi ravvicinati, potrebbe prendere piede, vediamo, stiamo a vedere. Negli Stati Uniti sta spopolando, è diventata pickleball mania, come padel mania, pickleball mania.
Bisogna vedere qui, perché comunque negli Stati Uniti il padel non ha avuto un grande successo per adesso, no? Quindi nei paesi latini dobbiamo capire, sì, che è successo. E io del Kendro ne abbiamo già parlato in questi giorni, so che avete in preventivo di fare un campo. Voi? Anche noi. Anche voi? Noi abbiamo in preventivo di farne uno o due per il momento. Ok, quindi vediamo un po' come anche perché reagiscono. Pare che l'investimento non sia non è altissimo, esagerato. Sicuramente non è comparabile all'investimento di un che campo bisogna da fare padel. Per un campo da padel o un campo da tennis, quindi è un rischio che si può correre. Sì, sono d'accordo. La postazione migliore di questo weekend è sicuramente la fila di sedie in alto che possono, a seconda del momento delle partite, girarsi, dare un'occhiata sul campo centrale o sull'altro. Vedi, adesso sono tutti girati di là a guardare l'altro ottavo di finale. Magari per la prossima edizione. Eccoli qua, una subito, prontamente il maestro Maffei ce li inquadra e ci fa vedere che sono tutti lì girati a guardare. Sì, per l'anno prossimo una doppia tribuna, campo 1, campo 3. Sì, una sorta di una piramide al centro, sarebbe una bella soluzione. Ne parlavamo in fiera durante la nostra trasmissione lunedì padel. È l'ennesimo anno che una tappa delle sei dello Slam arriva in Puglia, per cui l'orgoglio è averlo portato ancora una volta in Puglia, la gioia mia personale è di vederlo in un altro circolo, perché insomma perché vuol dire che circoli belli, bellissimi come il vostro sono arrivati e sono all'altezza della situazione. Stanno crescendo tutti. Ed è sicuramente un motivo di orgoglio per noi, per il Kendro e per il movimento pugliese, per il movimento pugliese che sta crescendo e migliorando sempre di più. Alza il pallonetto Abate, cattivo Fabrizio Cattaneo. Vediamo Brusa che fa, secondo me va a cercare la volée di rovescio di Abate. Lo rivediamo perché è davvero una bella carezza alla palla, rivediamolo. Sì. La legge, la nasconde fino all'ultimo, fa quel passettino al centro Abate e Brusa trova il pertugio alla sua destra sulla volée bassa di rovescio, credo 15 pari se non ho sbagliato i conti, perché poi chiacchierando io sto vedendo Marcello parla poco rispetto al solito, non lo so. Oh, già, parla poco? Già lo comanda come un joystick che sa quello che deve fare il ragazzo. Oppure lui ci aveva abituato a essere uno abbastanza logorroico in campo. Ecco, tra un punto e l'altro sicuramente. Ma durante lo scambio poco. E all'Expo abbiamo fatto quell'esperimento, non so se c'eri Giuseppe, mi pare di no. Abbiamo provato durante l'esibizione che c'è stata con Bracchi e compagnia bella, intanto Brusa spacca grande una pallina Portress. E abbiamo provato a microfonare Bracchi durante l'esibizione. Non c'ero purtroppo, però ho visto molte storie Instagram. E lui era microfonato, era stato divertente, almeno per noi addetti ai lavori, per noi che insomma seguiamo lo sport, poi magari chi si è avvicinato non mi interessava di sentire la voce di Bracchi, però era interessantissimo. Intanto prova una giocata difficilissima. Ed è stato interessante sentire quanto parla, soprattutto gli argentini, perché poi ce l'hanno più di noi, sono certo, più avvezzi. E poi comunque per chi conosce Lucas è sempre un piacere sentire i suoi consigli. Pari. Per me era 40-30. Ho qualche dubbio su questo punto, su questo punteggio. Un po' alto. Un po' timido, Brusa. Questa uscita. Sì, timida l'uscita, è andata bene. Sì. Adesso che si fa? Avevamo confuso, abbiamo sbagliato il punteggio. Vado su uno 0-0 serafico io. Forse era tre pari, sai? Grande per tre intanto.
Sì, siamo 3 pari, scusami, non 4-2. 3 pari e probabilmente un 30-0. Vediamo un po'. Contro parete di Brusa, la tira Abate, che bravo. La fa tornare indietro. Ancora in quell'angolo Abate a stuzzicare la rotazione di Brusa. Ancora Abate blocca, bravo, nasconde fino all'ultimo, poi va a lungolinea. Doppia parete. Doppia parete laterale di Capitani. Era buona. No, no, ha preso la grata. Ah, grata. Grata diretta. Sì. Quattro-tre, si va al cambio campo. Vai France. Beh, Abate sta dicendo che deve alzare lui un po' il livello, se alzasse un po' il livello. Se lui alzasse un po' il livello, Abate. Che ha personalità il ragazzo, Di dov'è Antonio? È siciliano. Di Siracusa. No, è Siracusa. Quindi non è del Mass Padel, è tutta la zona di Catania, insomma. Lungo il pallonetto. Classe 2004. Giovanissimo. Deve fare 19 anni. O li ha fatti in questi giorni. Bravo. È la lettura. Ancora una volta, devo dire, l'ha sorpreso più di una volta con questa palla lì nell'angolo. Sì. Marcelito. È la seconda negli ultimi due game. Sì. Non sta leggendo benissimo questa uscita di Brusa. Vediamo che fa, la tira. Prova a non farsi male quantomeno. 40-0. Ha rischiato questa volta. Com'è? Ha rischiato di farsi male, sì, questa volta. Che non sapeva come coprirsi. Vi volete sbilanciare un pronostico? Ma io punto sul giovane, sull'anziano, tra virgolette. Anch'io. Giuseppe, anche sono, tu? Sono dello stesso parere di Francesco. Quindi secondo me fino in alla 3 fine... set, probabilmente, però la portano a casa. 4 pari intanto. Non ci sono Sussarello, Papacena, c'è il World Padel Tour o ci sono? Ma Sussarello l'ho vista. Papacena non è ancora arrivata, ma credo arriverà a breve. Questo punto l'hanno fatto Capitani Abate? Sì, mi pare c'è stata una risposta fuori, sì, di Fabrizio. Hai visto com'è morta? Hai visto? Questo mi ha ricordato la volée di qualche game fa nell'altra partita, te lo ricordi? 30-0.
Spara, grandissima parata. Di Cattaneo. Poi non si capiscono, non si chiamano, non si parlano. 30-15. Io quando gioca Capitani spesso mi distraggo perché lo guardo, ed è praticamente come leggere un libro di padel, della tecnica del padel. A parte ho avuto la fortuna di fare una lezione con lui ed è stata interessantissima. Francia, non come le lezioni tue di padel, ma quasi, ecco. Beh, vabbè. A Marcello lo posso concedere. Brutta. Errore abbastanza banale, anche se poi la ricerca era di una palla tra i piedi di Capitani, colpendola dall'alto verso il basso col dritto piatto. Finisce a rete, 40-15, palla per il 5-4, per rispondere e provare a chiudere il set con un break nel caso. O comunque per star tranquillo lì ad aspettare l'avversario. Il da farsi, questa grata intanto grande è meravigliosa. Marcello Capitani 5-4. Vero? Sì. Quindi on serve, come dicevano i telecronisti di una volta. Marcello, gel. Dovremmo fornirci di asta e microfono come si fa nell'NBA. Ti presti a fare il... Beh no, magari chiamiamo qualcun altro e... Per cercare di carpire. Per cercare di carpire, sì. Tanto di là deve essere divertente. Ci deve essere qualche bel match di là, vedo tutti girati ora. Puoi immaginare quale match ci sia sull'altro campo? Catini forse? Mi è sembrato Bruno di vedere Mezzetti? Iacovino. Però non credo che siano in campo perché ho visto incontrato Luca mi è sembrato di vedere Iacovino, vedi? Ci abbiamo Catini, Iacovino. Sì. Contro? Sì, contro. Ecco. Metti l'occhiale, Rubì. Di bene Salandro, bezzo. Altro bel match. Bubu Salandro. L'uomo ammortizzatore. Salandro. Esplosività da far spavento. 5-4 servono per restare nel set. Che parata, la vibora tira. Aia. Marcello aveva provato ad accarezzarla, il nastro gli ha detto di no. Francesco, ti piacciono questi nastri sponsorizzati e plastificati? Senti, sì. Sì, perché tu non sei a me convinto. Innervosiscono sempre, sì, quando ci ho giocato. Beh, mi sembra come cosa. Se me li tiene sempre di qua le palle, non so se sono forse io che sono così, scarso. Forse dipende da chi tira le palle, secondo me. Questa è difficile, bravo a leggere la Cattaneo. La tira Abate, resta dentro. Bravo Brusa, la porta a casa 30-0. Chiede scusa a Marcello. Il diceva giovane che non ne ha sbagliati mai di per tre così. Sì, ha detto così. Non la sbaglio mai, ha ripetuto, sì. Il campo è lento, mi pare così, occhi e croci, sia tendenzialmente lento. Vedo inizia il grande Christian Carnechia. Sì, mamma mia, sta avvelenato. Perché? Che ha fatto? Ha giocato? Ha giocato e purtroppo si sono dovuti ritirare, Perino si è fatto male. Aia. Lui sa che è uno che, insomma, un briciolo di competizione nelle vene li scorre. Qui è nervosissimo per aver dovuto mollare. Per avrebbero giocato contro Di Giovanni? O contro Cassetta? No, contro Cassetta avrebbero giocato. E tra l'altro sarebbe stata una coppia niente male. Perino Calnescia. Contro parete intanto. No, con la punta del piedino intercetta la pallina. ...40-15, provano a caricarsi, non vogliono mollare il game.
mamma mia, di spalle, di polso, Marcelo è ancora il nastro, dice di no, 40-30, attenzione. Punto più importante del set, mi viene da dire. Che palla, grande recupero, grande recupero. Forte al centro, Abate, la legge la manda anche in angolo, una palla difficile per Cattano, entra Brusa contro parete di Abate, ma nulla può. Lo portano a casa con grande grinta, 5 pari, si va avanti, si continua, non finisce qua. Vedremo se si dovesse allungare il match come reagirà la coppia capitani Abate. Più capitani che Abate, immagino. Più capitani che Abate. Ma quello lì è come i gatti, c'ha 7 vite. Che bella. Rovescio francese, la Bracchi quella vuole di rovescio. Girata all'ultimo col polso a cercare la grata. Controparete di Cattano, la tira, Fortress, lo fa proprio Flavio Abate, naturalezza, in scioltezza, grande per tre ragazzi. Diciamo, sembro io dall'altro lato, giusto? Vabbè, non esageriamo, dai, ti si sta avvicinando. Bravo, mi piace l'umiltà di questo ragazzo e di te che la sai leggere anche. 15-0, Brusa alza, capitani morbido in angolo, Brusa esce con rovescio forte, col dritto questa volta, cambia, va a cercare Abate spinge, ma legge bene Fabrizio, esce Capitani, blocca Fabrizio a far camminare Capitani, poi addosso, meraviglioso Marcelo Capitani, si tira fuori da una situazione delicatissima. Al centro ci va Capitani, grida, è la sua, la palla è buona, resta dentro, ancora Capitani, questa non la chiuse. Non la sbaglia, giù, scrosciano gli applausi al Montefalcone Village, 30-0. Il pubblico si sta divertendo. A proposito di tenuta fisica, non so se hai notato, Giuseppe, Marcelo ha giocato uno scambio lunghissimo, l'ha chiuso lui, è stato quello più sollecitato dal punto di vista fisico ed è stato quello lì più sulla lucido. Palla. Esatto, l'ha chiusa lui appunto. La tira ancora, questa no, la legge Cattaneo, poi si abbassa, lascia Brusa col dritto, ancora Brusa contro Demivolé, è 40-0. Sai, i game di Cattaneo e Abate scorrono un po' più velocemente di quelli di Brusa. Sì, è vero. Capitani Abate scorrono un po' più velocemente di Brusa Cattaneo. Non ho capito che è successo. Sta giocando due palle. Contro parete di Cattaneo. Vediamo da lì che fa. Bravo, bravissimo Flavio Abate, show! Che bella, l'ha nascosta fino alla fine, ha trovato... Grande palla. Ha fatto piacere, Giuseppe, vedere tra gli iscritti al nostro torneo di questa settimana Veneziana e Vista. Sì. Che i due ragazzi non hanno paura di confrontarsi anche a questi livelli. E io credo che le scoppole li facciano bene a quest'età. Credo che siano il futuro. Cioè, è sempre bello vedere i ragazzi cimentarsi in questi tornei. Chiaramente non è il loro momento, ma se non iniziano non capiranno mai quello che,
può essere il significato di competere in queste manifestazioni con atleti professionisti, gente che ha giocato ad altissimi livelli, come proprio capitani stiamo commentando ora. È un piacere vedere i ragazzini. Anzi, ricordiamo, speriamo sono due ragazzi di averne sempre barlettani, di più. No? Sono due ragazzi barlettani che convocati in nazionale. Sì, sì. Under ovviamente, in nazionale under, per cui insomma sono forse i due profili più giovani e più promettenti del nostro padel pugliese. Tra i più promettenti, sì. Sicuramente. Abbiamo avuto anche un'altra coppia molto giovane, Rosati Scocimarro che ha giocato questo torneo. Quindi speriamo di vederne sempre di più. Intanto lavatrice dall'altra parte di Brusa è 15-0. Sento odore di tiebreak. Sì. Mi sa che ci avviciniamo. Intanto continua ad arrivare gente. Sì, resta dentro. Sembrava strana come scelta. Bravo capitani. Distinto in demi volé. Entra. Si scambiano. Sì. Alza. Brusa di là, vediamo a posizioni invertite come reagiscono. Ora si riscambiano ancora, bravo, intelligenti, però ancora più intelligente Fabrizio Catan, che li vede e li va a pizzicare lì al centro. 30-0? Sì, 30-0. Prendono fiato intanto. Mi chiedo se Capitani e Abate si allenino anche insieme in qualche modo, cioè se Abate immagino sia salito a Venezia da Marcelo, oppure si incontrano solo per i tornei. Sarebbe curioso saperlo. Magari glielo chiediamo nel post partita. Sì, Marcelo è uno che ci viene sempre a scambiare due chiacchiere con noi, perché... La carezza di Capitani si ferma su quel nastrone, Francesco, 42. Forse avevi ragione tu sul nastro. Il nastrone mini by mini, qui facciamo un po' di pubblicità visto che pagano. Questa è zona Capirro di Trani, corretto? Sì, corretto, zona Capirro. La fortuna di questo circolo è essere, diciamo, immerso nel verde, quindi lontano dalla città, dagli smog, dalle macchie, è vero. È un'oasi di pace. Intanto, come preannunciato, come subodorato, siamo al tiebreak, 6 pari. Delicata la situazione. Tocca a Flavio Abate aprire il tiebreak. Volé. Che bella grata che ha trovato. Il rimbalzo è comodo per Brusa. Ancora Capitani. Cattano lo legge, resta lì. Come gridano. 1-0. Mini break per quello che possa contare. Questo tie break potrebbe spostare gli equilibri. È importante per Marcelo e Flavio vincerlo. Anche tu, insomma, sottolini per Marcelo, come ha fatto Giuseppe prima. Sottolineo perché sono coetaneo, diciamo, di Marcelo, quindi mi sai che vuol dire arrivare al terzo. Sì. In questo genere di partite ancora di più. Vedi là l'esperienza, prende un attimo di fiato, cerca di rompere il ritmo agli avversari che sono belli carichi. 2-0, vediamo se tira, no, trova un bell'angolo, lo legge bene Capitani, ma gli resta un po' bassa. Bravo Abate,
ancora più bravo Brusa. Che bella! Stanno giocando un tie break meraviglioso. Boom boom! Nicolas Brusa 3-0. L'ultimo francobollo di Tappeto Blu. Si alza, bravo, Abate che si carica. Uno, tre. Controparete in risposta, curiosa la scelta, però vedete è in ritardo. Ancora Cattaneo, alza questa volta, Capitani li guarda, restano dietro tutti e due praticamente, poi si avvicina Cattaneo. Sbagliata la scelta, secondo me anche tattica di Brusa. Sì, sì. Non so se è quella posizione ibrida, si è fatto trovare un po' a metà campo. E Marcello non se l'è fatto dire due volte, 3-2. È servizio, c'è ancora un mini break di vantaggio per chi serve. Palla al limite, era dentro? Eh sì. Ma forse. Guarda dove è fuori. Si gira 4-2. Un sorso d'acqua e si torna dentro. Continua ad assumere gel, cura anche questi aspetti. Per forza. Si aspettava forse una partita lunga e tirata. E quindi sì, e lì c'ha il suo gel ogni volta che può, da una ciucciatina. Non le altre, le pilloline, quelle che le quali sei avvezzo tu. No, scherzo ovviamente, ognuno prende quello che, di cui ha bisogno, insomma. Grande recupero di Abate, sì, intanto. Sì, è vero, al centro, dopo essere stato sbattuto in angolo. Ancora Marcelo, è la seconda palla consecutiva che non riesce a tirar su. 5-2. 2-5 per l'esattezza, serve Flavio. Esagera, sono arrivati addirittura in due su questo tentativo di per tre. Che bravo Brusa, lungolina, trova un grandissimo vetro e porta a casa il punto che gli regala 4 set point. Tra un po' vi rifaccio la domanda del favorito. Si mette male questo set, ragazzi. Però avete parlato di 3 set, eh? Prima avete parlato di 3 set, però magari pensavate che vincesse il primo. Marcelo, guarda lì il ragazzino. Non pensavo un set così tirato. 6-3. Seconda chance per chiuderla. Brusa, cattivo. Boom, boom. Marco Baleno. Nicolas Brusa. 7-6. Primo set in archivio. Lo portano a casa Brusa e Cattaneo. Nervosismo. Abate si rammarica perché un paio di per tre non gli sono usciti. Lui è abituato a tirarli fuori. Guardate di Marcelo, vengono fuori anche le pilloline. Ah no, un altro succo di frutta. Qualsiasi cosa ormai, qualsiasi cosa è lecita.
fondamentali i primi game fondamentali ti servono per trovare energie. Sì, adesso se li porta se porta a casa un paio di game importanti, è vero, potrebbe trovare energie mentali nervose, sì, che sì, potrebbero essere utili al vecchio leone. Intanto sono i primi a tornare in campo, notiamo questa cosa, questo piccolo particolare che insomma dai sempre un segnale all'avversario, dici io sono qui, sono pronto a ricominciare, non ho paura di provare a ribaltarla tra virgolette. Francia, Nicolas Brusa, io l'ho visto migliorato rispetto all'ultima volta che l'ho visto giocare. Non so se mi pare di averlo commentato a Lecce forse o al Kendro. Forse è venuto anche al Kendro. Sì, al Kendro pure, però l'ultima volta non mi ricordo dove è stata. Però mi sta facendo una grossa impressione oggi, superiore rispetto a quello il ricordo che avevo di questo giocatore. Sì. Maurizio pure, insomma, l'abbiamo visto diverse volte da noi. Solido, un bel gattone, fa il suo, sbaglia poco, sì, una bella coppia. Ma le teste di serie numero 1 sono i favoriti secondo te a questo punto, con Perino Calneccia fuori o no? Dovrei studiarmi un attimo il tabellone, secondo me non si può ancora, ci sono tante coppie che possono ancora presto, sì, ancora presto. Non lo so, per me è out, sì. Forse l'ha chiamata. Sì, sì, sì. Però era dubbio, devo dire, per come si è alzata la palla. Sì, sì. Il nostro Maffei, giudice di linea, ha detto che è corretta la chiamata. Ah, no, quindi 0-15, pardon. 0-15. Bruce. È seconda palla, sì. Ci siamo allineati anche col punteggio. Blocca la volea, Abate, morbido, bravo a non farsi attaccare. Questa volta forte. Brusa ancora, boom boom. Il net gli dice di no. 0-30. A proposito di primi game, io non darei troppo spago, quindi non li farei scappare. Sì, sì. Quindi, non, come diceva il grande maestro Vujadin, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Alza una palla difficile, ma Brusa al corpo, cattivo, chiede scusa. Ma è 15-30. Dimezzano lo svantaggio. Bravo, fortunato, e che riflesso il ragazzo. 15-40 intanto. È un grande classico nello sport, no? Nel tennis, nel padel, vinci il set e poi c'è quell'attimo di rilassatezza sì. Che poi ti può anche pregiudicare il set successivo. Nel tennis forse ancora di più, perché breccare a livelli importanti è ancora più difficile. No, non ci arrivi Abate, giusta la valutazione secondo me di capitano di provare a prenderla al volo, perché se prende il vetro si alza. ...30-40... ancora una chance e mezzo, perché poi ci sarebbe il punto d'oro. Che bella la parete laterale, poi ce l'ha fatta proprio in faccia. Che bella la scelta. Alza adesso il pallonetto, Abate. Brusa in qualche modo, Abate, però gli sfugge in allungo il dritto. 40 pari,
È il primo punto d'oro della partita, o no? Penso di sì, non ne ricordo. Non me lo ricordo. 40 pari, punto d'oro, risponde Marcelo. Brusa in bandeca in angolo, in vibora in angolo, pardon. Questa non è una vibora, è una pallata micidiale. E poi la chiusura di Flavio Abbate, che porta a casa il break, stando lì appollaiato sulla rete e spedendo per 4 la pallina. 1-0 ai servizio, si parte subito con un break. Giuseppe, nel vostro circolo tornei amatoriali, tornei sociali, cosa organizzate di divertente? Siamo attivi anche con tornei amatoriali e tornei sociali. L'ultimo l'abbiamo disputato qualche settimana fa, ha avuto molto successo, torneo sia maschile che misto. Stiamo puntando moltissimo a far crescere il movimento femminile. Ci piacerebbe se ci molto, riuscite almeno voi, perché ci piacerebbe molto far crescere il movimento femminile. Io che non sta decollando ancora. Agonisticamente poco. Oh, intanto morbido. Grande palla di Marcelo. Marcelo Capitani, carezza, 15-0. A livello agonistico soprattutto, no? Il femminile, no? Femminile a livello agonistico, perché a livello amatoriale ci gioca, ma sì, diciamo che sicuramente è meglio che l'agonistico, però i numeri sono scesi anche nei TPRA, anche nei TPRA il femminile ora è difficile da organizzare, non si raggiunge mai un numero idoneo di coppie o per fare un bel torneo, perché poi chiaramente giocare con 4-5 coppie diventa complicato. Boom boom, Nicolas Brusa anche lui in scioltezza. Sì, qui volano per tre. Che ci sarebbe tanto piaciuto vederli recuperare, uscire, sì. Vederli uscire. Vabbè, domani. Domani ci divertiamo. Che bella. Eh sì, questa è una benedizione. Come Francesco? Se l'è costruita bene. Sì, sì. È 30 pari. È stato molto bravo, perché insomma, ricordiamolo per chi non dovesse conoscere tutti gli aspetti di questo meraviglioso sport, che è uno sport di pazienza, dove ci vuole tanta lungimiranza anche all'interno del singolo scambio. Devi sempre pensare alla palla successiva, non devi aver fretta di portare a casa il punto, perché magari portarlo a casa subito può essere rischioso. È uno sport molto intelligente, quasi una partita a scacchi su un tappeto con delle racchette e una pallina. Cattaneo blocca Abate, Cattaneo alza, Abate lavora, Cattaneo alza ancora, però questa volta su Capitani, giro di parete, lo legge Brusa abbastanza bene, si alza un po', poi alza un buon pallonetto, lavora Abate, ancora Brusa che alza da Capitani sceglie il rovescio per uscire, Brusa prova a rubare campo, uscita, ma poi Capitani trova il pertugio, 40-30, palla per il 2-0. Grande uscita di parete di Marcelo. Sì, ma ancora una volta, quello che dicevamo poc'anzi, ha costruito lo scambio, proprio costruito bene lo scambio, e poi al momento giusto ha provato il vincente e l'ha portata a casa. 40-30, pardon, adesso 30-40. Controparete di Abate, Brusa lavora, non esce, sì, sale ma non esce. E poi la volée di
capitani, è vincente. Cavolo, l'uscita da vetro, diciamo così. 2-0, Brusa Cattano serviranno sotto di un break nel secondo tempo, nel secondo set. Proveranno probabilmente ad allungare, ad accorciare gli scambi e ad accorciare la durata del secondo set. Vogliono subito, subito scappare. Per me è buona, rivediamola Roby, rivediamola per favore. Rallentami questa palla, sì, rallenta. Per me è buona, anche dal vivo l'avevo vista buona, Marcello l'ha chiamata fuori. Infatti l'hanno concessa, mi sa. No, si rifà il punto. Due palle? Sì. Dubbio, palla dubbia, si rifà. Che bella, amore, lì. Giustizia è fatta, il karma, ci dice il karma, bravo. Bravo, bravo, giusto così. Aia. 15 pari. Brutto. Sì. Brutto. E 15-30. Brusa, sì, sì. Errore bruttino, bruttino. Una palla non troppo complicata buttata così sul nastro. È lunga questa di Abate. 30-40, ancora una chance per il break, il secondo break sarebbe pesantissimo. Gamba di Cattano un po' lunga, è venuta a Capitani, vediamo come esce. Sì, lo immaginavo, però era lì ad aspettare l'Abate, ma non basta. 40 pari, punto d'oro. Palla pesante, eh? Sì. In un caso direi che il set potrebbe è indirizzato ampiamente, nell'altro riapri tutto. Bravo Abate a reggere l'urto. E Capitani Abate, 3-0, scappano via. Se andassero al terzo set sarà molto contento il maestro Lucas. Sta aspettando mezz'oretta per entrare in campo lui, sì, non giusto. Lui il suo compagno sì, che sì, è sì, uscito sì, un sì. po'.
3-0, si sono riposati un attimo come da regolamento. Sarà Flavio Abate a servire, vediamo come esce di parete Capitani, non è mai banale la sua uscita da parete. Cattaneo a cercare la volée bassa di Abate, che si abbassa bene con le gambe e questo gli consente la sua volée di rimanere in campo. Capitani a cercare Brusa, che lo ricaccia dietro. Marcelo a cercare la grata, non la trova. Ancora di là, Brusa, buona. No, no, a vetro, evidentemente a vetro. 15-0, 3-0, 15-0. Sparacchia via. Errore di Gioventù, si può perdonare, ragazzi. Ha provato a farlo uscire dalla porta. Voluto un po' strafare. Non bastava tirarla di là forte al centro e no, vediamo che succede. Fare il colpo da campione. Secondo errore di fila, eh. 40-15. Due palle per andare 4-0. Tanto ho appena fatto caso al fatto che la tribuna è montata sull'altro campo, insomma. Pensavo avesse dedicato questo spazio alle tribune. C'è un campo qui in mezzo. Quindi i coperti sono 5? Sono 5, corretto, sì, sì. E fuori ce ne sono 2 o 3? 4. 4. Totale 9 campi. Complimenti. Davvero entusiasmante questo circolo. 40-30, c'è quel rivolo di luce con la porta aperta che potrebbe dar fastidio a qualcuno. Sì, sì, sì. Lunga la prima. Cerchiamo di farla chiudere. Sembra dirlo a Calnescia, che però è difficile quando parla che riesce a interromperlo. Sì, lo portano a casa, è 4-0. Si è abbassata. Il livello agonistico del match, sembrano quasi aver mollato un po' Brusa e Cattaneo. Stanno scappando via. Sì, magari sai, in questo momento del 4-0 può darsi che cominci a pensare al terzo set e quindi cominci a risparmiare qualche energia, a sperare di tenerle da parte per il terzo. Vediamo. 4-0, serve Fabrizio Cattaneo. Ivan, fra l'altro, Ivan Cattaneo, che insomma, non c'è la mia spalla che avrebbe fatto sicuramente dell'ironia con Ivan Cattaneo, ma purtroppo sappiamo che oggi non era proprio giornata per lui. 0-15, giusto? Sì. Pari 15. Non riesce a trattenere, a bloccare a sufficienza questo rovescio. Intanto è arrivata la famiglia Bracchi al completo. Per il secondo match. Che non manca mai. Il carrozzone dei Bracchi, mi viene da dire. Il futuro. Il futuro del padel pugliese. Che bella questa di Marcelo. Anche questa di Abate e anche questa di Brusa. Meraviglia, sta palla la sta soffrendo e come se la sta soffrendo. La seconda, identica. Forse la terza, perché mi avevi già detto la seconda prima, Francesco. Sarà la terza, sì. Allora. Sarà la terza. Mettiamoci d'accordo. Però la seconda, identica. Ah, identica, vabbè, ti perdoniamo. E dai. Se si sono sentite le unghie sugli specchi. Boom. Boom, boom. Lavastoviglie, mi viene da dire. Stava facendo il per 4 dalla sua parte. Sì. 0-4, 40-15.
Vediamo se Brusa Cattaneo riescono a prendere questo game. Sì, questo sì, perché oddio, guarda che palla, pezzo di bravura Marcelo Capitani. 40-30. Bellissimo. Sembra facile, poi vista giocare da lui, sembra facile. Ci arriva ancora, fortunato anche nel rimbalzo. Se tira su anche questa, mi alzo, spacco la. Brusa gli ha voluto bene, dopo averlo preso due o tre volte. Questa non volta ha voluto provocare male. Nuovo livido. Livido. 4-1, serviranno per scappare via. 5-1, quindi l'ipoteca è fatta, diciamo così. Tanto mi piacerebbe capire di là che succede. Che partita c'è di là? Se è quella di prima, cioè sì, quella è Danielino e Catini, sì, quindi c'è ancora Catini in campo, il primo degli ottavi del secondo campo. È lunga. Bubu Salandro di bene, Catini, Iacovino. Ma ormai partite arrivati agli ottavi finale, partite scontate, non ce ne sono più. Sì, sono in cammina di regia anche Marcello e Flavio, come vedete dalle telecamere, che siamo tutti un'unica famiglia. Potremmo dare il microfono a Marcello, così ci fa il commento del cambio campo. Vedi, siamo tutti insieme, si vede, dai. Ci facciamo un selfie. Bravo, sì, un selfie mentre Marcello. Sempre il primo a tornare in campo. Che dovrebbe essere quello che dovrebbe chiedere un po' di riposo in più rispetto agli altri. Sta strecciando il gemello, il muscolo del gemello, il muscolo del polpaccio. Al servizio Marcello Capitani, si prendono qualche attimo in più Salandro, Cattaneo e Brusa. La Joaquin Bolognese, come lo giudichiamo, Francia. La lascia. Non ho capito questa scelta, mi ha incuriosito. Sì, effettivamente è strano, gli era proprio, si è fermato. Dejada Marcello Capitani, adesso vediamo come esce Cattaneo. Alza col rovescio, un bel pallonetto, costringe ad Abate a rallentare, poi era lì pronto a parare questo tentativo di smash. Cattaneo molto intelligente, ovviamente il suo padre è tanta testa. Vediamo la scelta adesso di rimanere dietro, se porta frutti alla coppia Cattaneo Brusa. Sembra di sì, quantomeno non hanno sofferto l'uscita di Marcelo. Adesso il giro di parete di Brusa. Alza Marcelo. Brusa al centro. Abate. Brusa tira, non esce Marcelo in qualche modo, ma si espone al rovescio comodo di Cattaneo, che poi gioca un controparete laterale. Poi un controparete dietro. Poi un recupero di controparete. Un recupero da parete, pardon. Abate. Buona, alza, grande. Scambio lunghissimo,
Alza ancora Capitani, la tira Brusa, questa volta al corpo. Grande scambio, grande scambio. Bello, bello tirato, lungo. Bravi tutti. Lavorato, non abbiamo visto tanto spettacolo, ma tanta testa, tanta tattica, tanto padel. In sintesi, 0-30 ragazzi. Piccolo spiraglio per recuperare uno dei due break di svantaggio per la coppia in risposta. Capitani dal basso, Brusa alza. Abate, non incisivo, ma male il back di dritto di Cattaneo, sì. 15-30. Bravo Brusa, palla difficile, bella, stilisticamente mi piace da matti la volea di rovescio di Abate. Prova a toccarla, si alza un po' ma trova la grata. Capitani prova a bloccarla lì, quasi una cichita con la volée. Alza Abate, Brusa decide che si è annoiato, pezzo di... Ha toccato Marcelo. No, no, credo abbia toccato la rete, sì, lui sì, correttamente, sì. Sì, l'ha chiamata lui, sportivo, applausi per loro, 15-40. Si può breccare? Sì, si può breccare, almeno uno dei due, almeno uno dei due potrebbero recuperarlo, vediamo poi come reagiscono mentalmente, sia loro che potrebbero caricarsi, sia Capitani Abate che potrebbero perdere qualche certezza. Che parata di Brusa, ancora Capitani la lascia ad Abate. Cattaneo in angolo, Abate quasi in scioltezza. Alza il pallonetto, vediamo come esce. Al centro no, ancora a cercare quella volée bassa che qualche punto ha portato. Poi back sfiora, bacia il nastro e poi... Ho visto che la rete, che il nastro manda anche dall'altra parte, per due volte sì, nello stesso punto. Sì. Un break recuperato, 4-2 e serviranno per tenersi in scia e mettere un po' di pressione a chi è in vantaggio, che però è sotto, ricordiamolo, nel primo set perso. Brusa Cattaneo 7-6 e Capitani Abate 4-2. Lavora al centro, contro parete di Cattaneo. Ora la tira, secondo me esagera. No, mamma che fenomeno! Pezzo di bravura, Flavio Abate. Si è arrampicata, grande. L'ha tirata quasi dietro di spalla al vetro. Sì, dietro la linea del servizio. Infatti io quando è partito ho detto, ma che fa? Grande colpo. Mamma mia! Errore abbastanza semplice. Sì. 30-15. Errore per Brusa, 30 pari. Sì, è andato a prendere una palla non sua, non sua probabilmente, ed è stato punito. È un grande lob. Grande colpo di Marcelo. Grande colpo di Marcelo. Portano a casa 5-2. 5-2. Si sono ripresi il break. Si sono ripresi il break, sì.
Come la vedi, Francesco? Come avevamo detto noi, al terzo. Al terzo. Secondo me l'inerzia ormai della partita è dalla loro. Il fatto stesso sono, saliti, sono saliti, sì, si sono ripresi di nuovo il break subito, quindi non hanno accusato neanche. Ho la sensazione che si sia rinfrescata l'aria. Sì, 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 sì. Mi sa, notevolmente. Mi sa anche. Che fra un po' dovrò andare a cambiare. Sì, anch'io che ho la giacchetta in macchina, però insomma sono sceso col maglioncino. Quindi niente, come dicevate. Si sono ripresi subito. Ancora si ripresi break. Serviranno per chiudere. Serviranno per chiudere. Intanto Marcello continua a strecciare. Volley di Capitani, alza Brusa. Quasi di spalle. Abate. Marcello esce forte. A fil di rete. Cattaneo invece con un drittone dopo il giro di parete. Abate la spedisce malamente. A vetro. Fuori un pallonetto relativamente semplice, no? Sì, 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 poi è uscito di tanto, insomma. Beh, è strano vedere un errore del genere. L'alza Cattaneo, la tira Abate ma sbaglia la direzione del per 3. Si sarebbe alzata ma l'ha sbagliata. Bravo Cattaneo. Applauso anche di Marcello che ancora una volta sottolinea la chiusura di Cattaneo. No, questa non è una grande idea secondo me. La tiene, la tiene. No, non una grande idea di Marcello. 0-40. Siamo sul lotto volante della fine del set. Perché non lo vogliono chiudere. Non lo vogliono chiudere, li stanno tenendo ancora a galla. Che bella. Subito Marcello ha capito la bontà della palla del compagno e ha provato a portare a casa il punto facendo due passi avanti. Si continua con la rete conquistata da Abate e Capitani. Vediamo se riescono a ribaltare la situazione. Sì, con questa volley probabilmente, almeno in parte. Dal basso ancora Abate, questa è buona. Cattaneo esce bene, che grata, che uscita sugli scudi. Fabrizio, Ivan, Cattaneo. Ancora break. Ancora break. La partita dei break. Tre, cinque. Ancora chance per restare in scia. Non bisogna scherzare col fuoco. Bisogna chiudere il set. Io sono riuscito una volta a perdere un tiebreak da 6-0 per me, per cui insomma, sono esperto nel caso servisse qualche esperto. 0-15. Anche a tennis devo dire ci sono riuscito. Insomma, sei un esperto davvero. Oh, Marcello. In tuffo. Meritava miglior sorte questo, sì, tentativo, sì, sì, disperato. Di Marcello Capitani. 15-15. Risponde Abate. Entra Brusa cattivo in angolo. Legge Capitani. Ancora Brusa direttamente a vetro. Troppo cattivo. Set point 15-40. No, quindi sì.
E set point si preannuncia. Sta arrivando questo terzo set del quale si parla da un po', ma ancora nulla. Non chiudono. 30-40. Ancora due chance però. Allora, facciamo un gioco. Se per caso non chiudono questo set point, che succede? Che peserà la palla molto di più. Che comincerà a essere di piombo la palla. Intanto qui per un soffio va di là. Buona. Marcel Nastrone bianco. Il Nastrone bianco 40 pari. Ancora una chance. Continua col punto il Nastrone a tenere la palla sempre di qua. E io ve l'ho detto. È il Nastrone va cambiato. Chi risponde? Marcel. Direi proprio di sì. No, lui? No, 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 Marcel. Fabrizio, lungo linea da Marcelo che va contro parete. Brusa, trova un grande angolo, non la deve far battere. Minchia ragazzi, grande siamo stati lì lì per sfondarlo. Peccato. Ai 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 ai. E qui le cose si complicano. Io stavolta ho temuto veramente, soprattutto per i ragazzi di Super Tennis dietro. E poi chi se crolla, crolla tutta due? La struttura. Le cose in si complicano, non sappiamo chi serve. Chi serve dei due? Non ricordo. 5, 4, 10. Non lo so. Dall'altra parte chi serve sempre? Marcelo forse. Boh. Ah, ecco gli amici di Super Tennis. Che secondo me non hanno rischiato. Percezione di aver rischiato quantomeno. L'ospedalizzazione, certo. Soprattutto l'amico col cellulare. Tanto sul campo 2 c'è ancora battaglia, siamo al terzo set, partita infinita, è cominciata poco dopo rispetto alla prima partita che abbiamo trasmesso qui, al 6-2-6-2 di Digio e Cattaneo. Però niente, si combatte ancora. Oggi ho il presentimento che andremo per le lunghe. E io pure ho il presentimento che mia moglie mi cambia la serratura a casa. A te già fatto. (ride) 5-4. Questa è solo la prima delle quattro la partite. Seconda, la seconda delle quattro. Bene, bene. Ne abbiamo altre due a seguire. Puntiamo ad andare via per le 11. Temo di sì. Esce Brusa a cercare Capitani che va in controparete. Brusa in angolo, lo legge Abate, lo alza molto bene. Ancora esce, forte, cattivo Brusa, che quando c'è da tirare, tira, ma talvolta perde la bussola. 15-0. Palla strana, eh? Che bella questa uscita di Brusa. Molto brava in demi volée Abate. Così come bravo è Cattaneo ad alzare questa. Abate ancora al centro, rovescio dall'altro di Cattaneo. Che però altissimo non è e non riesce a salire sulla palla come avrebbe voluto. Ancora sulla diagonale di sinistra si gioca il punto.
si cambia, si va sull'altra diagonale, Abate ancora di là, stuzzicare il giro di parete di Cattaneo, che lo fa ancora molto bene. Sì, avevate detto che la palla era di piombo, no? Scambio infinito. Che bravo, fino alla fine. La responsabilità di giocare la palla più complicata se la prende il più giovane in campo e viene premiato. 30-0, 2 punti dal set. Grande palla, intelligente alla griglia. Viene premiato dal rimbalzo. Vero, molto molto vero quello che dici. Fuori. Direttamente a vetro, siamo, ci siamo ai nuovi set. Ne abbiamo avuti tre già prima, ora sono quattro. Vediamo un po'. Quattro col servizio. Col servizio. E tira questo, sì. E chiude il set. Boom. Flavio Abate. L'ha presa per mano lui la coppia, ragazzi. È vero. Non vorrei dirlo. Chiude il set con un grande smash. Sì, assolutamente sì. E io mi vado a mettere il giubbotto. Allora io aspetto che tornate e vado a trovare un giubbotto. Molto bene. Tutti alla ricerca del giubbotto. È scesa notevolmente la temperatura. Intanto inquadratura sul maestro Lucas. Vediamo, tra un po' lo vedremo di nuovo in campo. Tornano in campo per il terzo set. Al servizio Cattaneo. Vediamo come partiranno al servizio con questo set. Prima ricco di palle break e di break anche. Subito errore di Cattaneo, 0-15. Siamo tornati con due errori. 0-30. Pronti via, c'è un break. Lo sento nell'aria un break. Bravo, mi piacciono quelli che si sbilanciano, non temono le figuracce. Mi sbilancio, pronti via break. 0-30, vediamo un po'. Anche perché qualche break lo abbiamo visto nel finale di secondo set. Sì. È un tuffo. Grande palla. La rivediamo, ma ce l'ha sta palla, ce l'ha Cattaneo, sta uscita, trova sempre, spesso... quell'angoletto, quell'ultimo spicchio. Ci ha provato Abate in tuffo, ma niente. Grande palla. Che bella. Mi sono sbilanciato. 15-40, occhio.
maestro, maestro, grande, noi ci mettiamo in piedi. Grande palla, grande palla. Grande palla del maestro. Guarda Marcelo, lì, che anticipa bella. Tutti. E poi trova in controtempo, prende una grande volée in controtempo. Un game a zero con break subito, vediamo subito, un po'. Subito. Vediamo se in questo set il servizio conterà qualcosa in più. Dejada, Flavio Abbate, pezzo di bravura. Eccolo qua, la rivediamo. Che bella, anche stilisticamente. E che personalità. La lascia. Al centro ci arrivano in due le volée centrali con il mancino in campo, sono sempre complicate. Infatti la labiale di Capitani è stato ad Abbate, parla, se hai deciso di andarla a prendere tu al centro, grida e va a prendere. Boom boom, classe, bravura, eleganza, Marcelito 2-0. Thank you.
40-0. Francia, c'è stato il break in apertura. Visto, subito, sì. I capitani e Abate. Adesso Brusa tira un'altra botta delle sue, ancora il nastro la porta fuori. Comunque un gran giocatore questo Abate. Mamma mia, che prospetto. Che prospetto. 19 anni, può diventare sicuramente uno dei più forti nel giro di pochi anni. La blocca Marcelo, ma direttamente a vetro. 2-1, si gira. A proposito, il futuro del padre pugliese sul teleschermo, i piccoli Valentino e Benji con il mate immancabile per gli argentini e soprattutto per la famiglia Bracchi. Questo campo nessuna partita del femminile, giusto? No, il programma. No. Esatto, abbiamo 4 degli ottavi maschili. Il programma di domani non c'è ancora, quindi potrebbe esserci qualcuno femminile in diretta. Dici di no, Roberto, tu sei più esperto di noi. Capitani Abate per difendere il break di vantaggio. Sì, 1:40 di partita. Sono le 8 e ne mancano ancora 2 dopo di questa. La vedo nera, come disse la donna camminando sugli specchi, come citazione del buon Zucchero Sugar Fornaciari. Si riparte. Scusate le stupidaggini, ma è lunga e in qualche modo dobbiamo pur passarla, insomma. Abate la tira, Cattaneo alza direttamente a vetro. Che occhio, buon occhio di Abate, che chiama con un sibilo di voce la palla al Marcello nazionale. 15-0, capitani al servizio. Bel servizio. La tira Abate in scioltezza, la fa uscire por 3. Flavio Abate, 30-0. Si carica. Che facilità sto colpo, eh. Ma guarda, una varietà di colpi ce li ha tutti. Se posso trovargli un difetto, Francesco, dimmi se sei d'accordo. Le vuole dal basso, non mi sembra sempre pronto, attento, soprattutto con le gambe, a stare nel posto giusto al momento giusto. Beh, sì. Tutti i colpi dall'alto, ovviamente. Stiamo tirando, chiaramente. Ovviamente. Ormai non però ci ironizzo più, è normale che sia no. Così. Quando diciamo i colpi dall'alto sono tutti più buoni, tira sta pallata brutta a mezza rete. 30-15. Va limato ancora qualcosa, ha grossissimi margini di miglioramento, ma il potenziale è pazzesco. Contro pareti Cattaneo, Abate si alza un po' troppo questa
volea alta, mi viene da dire, più che Bandeca, insomma. Qui la fa girare parecchio, alza Brusa, vediamo Capitani che fa, alza ancora Brusa, lungolinea questa volta, il diagonale di Cattaneo che sfugge. 40-15, palla del 3-1. Di là si continua, là saremo a 4 ore di partita di là, mi sembra. Se già questa sembra la finale del Roland Garros a 5-7. Non riesce la rotazione completa ad Abate. 40-30. Poi la prossima è Lovascio Bracchi contro Cremona. Che però non gioca da solo, purtroppo. L'ho persa nel cielo, era così alta. La ferma ancora, brava. Capitano. Oh, ecco il nastrone francese, ecco il nastrone francese, 3-1. Bravo. 15-30. Siamo 15-40, altre due palle break e mezzo per Capitani e Abate.
non ci arriva Marcelo. Quattro-uno è servizio per Abate. Marcelito, prova a fare un po' di show. Applausi scroscianti anche del nostro Roberto Maffei. 0-15, non 4 ce la fa più. Aspetta un secondo. Giustamente lui va con i suoi tempi. Sì, il ragazzo era pronto a battere col compagno che l'ha stramazzato al suolo e c'ha 30 anni di più. 15 pari, bravo Abate, bravo Abate. Niente, non tengo non suerte. Passa. Non tengo suerte. Dice Nico Brusa. Tengo suerte neanche Cattaneo. Diciamo che è una coppia sfortunata. Che non tiene suerte.
bella questa. Che ah, bella, l'ultimo momento, la legge, la nasconde, porta a casa il punto, 40-30. Fabrizio, Ivan, Cattaneo. L'ultimo centimetro di campo. Tiene suerte questa volta il nastro, Francesco, tiene suerte. 40-30, scambio lungo, faticoso, i punti cominciano a pesare seriamente a questo punto del match. Di là si stanno riscaldando, mi pare, finalmente, quindi c'è una seconda partita, qualcosa è finito, 4 ore dovrebbe essere finita la partita di Catini. No, non ci arriva, finisce come un tonno di Mazzara. Ai 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 ai, crampo? Crampo, 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 crampo. È mica tanto. Speriamo sia... No, credo sia un crampo. Vedi, sta incrampando tutto. Non vorrei che avesse sbattuto. No, vedi, sta cercando di tirare. Alza. Se fosse un crampo, capito? Alzerebbero. Peccato però. Speriamo, caspita, che non sia nulla. Chiama Fabio. Fabio! E tirateli il crampo però, io. Sì, sarà. Su. Perché devo non capisco, scusate. Sto facendo il contrario forse di quello che è. Crampo, ma se là dietro devi fare il contrario. Non devi tirare il quadricipite. Devi tirare il bicipite femorale. Stiamo aspettando il fisio, credo, che ho visto insomma in azione durante la giornata. Io, Francesco, se tu permetti, mi allontanerei un attimo a cercare di capire il risultato di Catini prima. Bene. Tanto qui non si gioca. Sembra rientrato l'allarme. Thank you.
mi sa che sarà costretto a giocare fino al cambio campo. Non so perché. France. Mi sa che è stato costretto a giocare perché il fisio può entrare solo nel cambio campo. Sì. Però lo vedo camminare già meglio. Sì, 4-2, corretto. Sta infatti sulla pista, si sta sistemando, preparando i guanti, per cui farà il trattamento. Eh sì. Dopo questo game, vediamo un po'. Si è complicata all'improvviso la situazione. Qui cominciamo. Comunque lo vedo muovere, come diremmo dalle nostre parti, guagnone. Certo, è singolare che per la seconda volta questo. Guarda, zoppica, la gamba sinistra la trascina però, Francesco. Sì, sì. Siano i giovani ad aver bisogno del fisio. Eh sì, però secondo me oltre che la fatica c'è la tensione del match importante, la partita delicata, c'è tanta gente, insomma. Più quello che la fatica. Sì, immagino, mi auguro. Tutto braccio, di braccio, il per tre. Si guardano, si ammirano, o meglio, è Capitani che ammira Flavio Abate. Bordo campo un altro dei talenti emergenti, Giulio Graziotti. Ah sì, altro giovincello di belle speranze che vi consiglio di vedere. Tutto braccio, che bravo Marse. È intelligente, bravo Marse, intelligente, ovviamente non serve dirlo. Si 30-0. Piazza al centro del campo. Zero 30. Che bravo! Pezzo di bravura! Marcello Capitani, 0-40. Tre palle e mezzo che puzzano di match point. Direi proprio di sì. Anche direi se c'è sempre la variabile Abate. Ma... Tu dici che insomma. Ce la fa, dici, ce la fa arrivare alla fine. Stringerai i denti, vedrai. Eccolo 5-2. Là, 5 giochi a 2, pallata sulla grata di Brusa, sotto l'arbitro proprio. Quadricipite. Quindi era corretta la procedura di tirare il crampo. Lui dice io finte non ne faccio. Ecco perché sai, 4-1 avanti, non c'è motivo di fare finte. Sembra quasi che Marcello lo stia punzecchiando.
Stai capendo, Francesco, che sta succedendo? Sì. Non so se il giudice arbitro ha detto. Gli ha dato che... l'ok per andare in bagno, ma poi si è pentito di averlo fatto e lo ha richiamato a Brusa. Perché non so se Brusa l'avesse fatto per dar tempo. Secondo me sì. No, no, per dar tempo. Secondo me è proprio perché infastidito. Dice: se ci siamo fermati per lui, mi voglio fermare anche a far la pipì. Però mi sembra strano che non si possa chiamare il medical. I crampi non si possono trattare, ha detto. Ah, i crampi, sì. Giustamente, no, è vero, effettivamente sì. ...5-2 servono per chiudere il match. Un match estenuante, interessantissimo, divertentissimo, tiratissimo. Ovviamente si gioca su di lui, perché gli fa fare la corsa. No. E se poi sbagliano si loro si stanno incartando su loro stessi. Questa brutta, se lo dice, si sgrida da solo Marcelo per questo errore banale. 15 pari. Insomma, sarebbe stato importante andare 30-0. Gioca da solo Marcelo, sta giocando da solo, sta provando a... la palla era quella. A metà campo. Era quella, telefonata. Giusto. 15-30. Ragione ora che in quelle condizioni doveva venire a rete, forse. Sì, devi chiudere la linea, devi darti possibilità di dover faticare, allungarsi. No, lunga. Però non devi far così, Brusa, non devi aver fretta. Se hai fretta è finita, devi allungarlo il più possibile questo scambio. 30 pari. Poca intelligenza in questa scelta. Assolutamente. Assolutamente. Bravo qui invece Cattano, che ha letto il fatto. Pezzo di bravura Marcelo, la prendo in mano io la partita, capitani, e siamo a 2 match point. Match point. Se Abate ha fretta di provare a chiudere, no, bravo, non si fa ingolosire per alleviare le sofferenze e chiudere la partita. Provano giustamente Cattano. Applausi, finisce così con una vibora a un centimetro dal vetro. 6-7, 6-4, 6-2. Sportività, correttezza, sì, sì. Anche se qualcosa da ridire al giudice arbitro, sì, c'è. Sportività, correttezza più con Brusa, devo dire. Salute è stato più affettuoso con Brusa. Con Brusa, sì, sì. Sì. Va bene, ci sta. C'è il bello dello sport in generale, sì, la maggior ragione di questo. Molto bene così. Allora, siamo a metà del programma, nonostante io siamo molto stati. Faccio uno strappo e mi trattengo un'altra partita, dai. Ma dai, per vedere, il nostro amico... gli amici Bracchi e Rovascio. Sì.
Allora, chiudiamo, vi ringraziamo, chiudiamo la telecronaca, la riapriremo naturalmente fra un po', ma insomma a voi non interessa che ci state riguardando da casa. Grazie. Fra poco.